drammatica sfida in quel di Palmoli con la permanenza nel campionato di seconda categoria come posta in palio per la gara di play-out del girone C che mette di fronte i padroni di casa dell'Audax Palmoli al Torre Bruna. Per i biancazzurri di mister Cianciosi c'è la ferma volontà di mantenere la categoria conquistata proprio in questa stagione grazie ai ripescaggi, ma c'è da fare i conti con i granata di mister Di Trento in una vera e propria stracittadina che aggiunge pepe e campanilismo ad una gara di per sé già carica di tensione emotiva vista l'elevata importanza della posta in palio. I favori del pronostico vanno teoricamente a biancazzurri di casa in virtù del miglior piazzamento di classifica al termine della stagione regolare che permette loro di poter ottenere la salvezza anche con un pareggio certificato in ogni caso dopo la disputa degli eventuali tempi supplementari. La gara rompe quasi immediatamente gli equilibri visto che i biancazzurri pervengono al vantaggio al primo assalto dalle parti di Di Santo. È l'ottavo infatti quando Ritrivi perde palla a centrocampo, Annibali è lesto ad approfittarne per una ripartenza che gli permette di resistere agli assalti dei difensori granata e consentire al meglio piazzato Marino di calciare indisturbato da posizione invidiabile per il vantaggio dell'Audax. I padroni di casa provano ad approfittare del momento favorevole e al quindicesimo vanno vicini al raddoppio con lo stesso Marino che interviene sul suggerimento dalla sinistra dell'imprendibile Santilli, ma stavolta l'intervento aereo del numero 11 biancazzurro manda la sfera a sorvolare la trasversale di Di Santo. La prima presenza dei granata dalle parti di D'Adamio si certifica al 37esimo, anche se l'irruzione in area dell'avanzato Dario Lella non riesce a graffiare in maniera adeguata. In pieno recupero si vede il Palmoli con il sinistro dal limite di Annibali che in mischia riesce a calciare e a creare qualche patema per l'appostato Di Santo. Al riavvio dei giochi i locali rimangono in zona d'attacco anche se il destro di prima intenzione di Santilli che raccoglie il corner di Marino è stilisticamente apprezzabile ma poco preciso nella finalizzazione. Il Torre Bruna si fa vedere con l'interessante spiovente di Farina che dalla sinistra propone a centro area dove Ritrivi cerca di intervenire ma senza apprezzabili risultati. Al nono sull'altro versante Sambrotta imbecca Marino pronto ad involarsi indisturbato verso la porta granata, ma il signor Spadaccini di Chieti segnala il fuorigioco e ferma l'azione. Il Torre Bruna comincia a guadagnare metri in avanti e riesce ad essere pericoloso in più occasioni. All'undicesimo buona verticalizzazione di Alfredo Micelli che va a pescare in area a Farina pronto a scaricare in porta con D'Adamio che si esalta e giustifica la sua presenza tra i pali. Passano pochi secondi e la porta biancazzurra viene messa in seria discussione dal bolide dal limite di Femminilli che fa tremare la traversa di D'Adamio con la sfera che torna in gioco e l'appostato Dario Lella prova ad intervenire di testa ma indirizza la sfera tra i guantoni dell'estremo di casa. Granata ancora pungenti al 14esimo quando il siluro dalla distanza di Dario Lella si impenna sul fondo. Al 22esimo ci prova anche Matteo Ritrivi che aggancia sulla pennellata di Farina e prova il numero d'alta scuola con scarsi risultati. I padroni di casa provano a riemergere e si rivedono al 24esimo con la penetrazione in area di Dugo che si accentra dalla destra, arriva tu per tu con Di Santo, ma quest'ultimo mantiene la freddezza necessaria per chiudere lo specchio della porta ed evitare il bis della sicurezza dei padroni di casa. E come spesso accade nel calcio, al gol mangiato corrisponde quello subito, che in questo caso specifico si materializza dal dischetto. La massima punizione ha una lunga gestazione, come vedremo. Sulla conclusione di Farina, Sambrotta intercetta il pallone con un braccio e il direttore di gara segna un piazzato dal limite. Il collaboratore di linea, sollecitato anche dai calciatori granata, corregge la decisione facendo notare che l'intervento irregolare è avvenuto all'interno dell'area e pertanto dovrà essere battuto tutto il calcio di rigore. All'esecuzione va Dario Lella che rimette il risultato in parità. Stando così le cose si andrebbe ai tempi supplementari, ma al Torre Bruna serve comunque vincere e per questo cerca di approfittare del momento psicologico favorevole per completare la rimonta, anche se i tentativi di Pelliccia, che interviene sullo spiovente da fermo di Farina, e di un compagno di squadra che spedisce a fil di palo su palla inattiva dalla distanza, non riescono nell'intento. Le sorti della sfida e la salvezza si decidono a ridosso del 90esimo e a gioire è l'Audax che acciuffa la vittoria grazie ad Annibali che gonfia la rete granata approfittando di una invitante verticalizzazione sulla corsia di destra che gli consente di involarsi eludendo la trappola del fuorigioco ed arrivando infine indisturbato alla battuta inesorabile che non lascia scampo all'estremo granata. Maurizio Di Trento è il tecnico del Torre Bruna.
una partita maschia, la posta in palio era alta, però è uscita fuori una buonissima partita. Nel secondo tempo siete rientrati più determinati, siete riusciti anche a pareggiare, poi la beffa nel finale. La beffa nel finale, diciamo che è stato uno svarione clamoroso dell'assistente, che un fuorigioco, diciamo, netto così, ma se non ci stava l'assistente era perdonabile, diciamo che così no. Rimane un amaro in bocca grande, che purtroppo è andata così, che vuoi fare. Certo, non ci dovevamo arrivare a sto spareggio, perché purtroppo la nostra squadra non era per arrivare a fare sto spareggio qua a play-out. Purtroppo è stata un'annata difficile, difficile per infortuni, difficile per tantissime cose. Non ho avuto una squadra a disposizione sempre, quasi sempre è stata così. Oggi sembrava che erano tutti a disposizione, anche se c'avevo qualche acciacco con qualcuno, però ce la siamo giocati. Certo, una partita era difficile, questa è una partita difficilissima da affrontare, ce l'abbiamo messa tutta. Purtroppo dispiace per quell'errore là alla fine, perché ce la potevamo continuare a giocare nei supplementari e chissà. Un Torrebruna che riparte da mister di Trento? Non lo so, io ho fatto 2 anni spettacolari, mi sono divertito, ci siamo divertiti, sono stato in una grande società, un grande paese, un grande gruppo, ringrazio tutti, la società, giocatori, tutti quanti, ringrazio. Ho dato tutto quello che potevo dare con questa squadra, la squadra altrettanto, adesso la società deciderà, ma è giusto anche che dopo 2 anni si possa trovare un nuovo timoniere per questi ragazzi e speriamo che vada bene. Dai. Michael Di Renzo, il presidente dell'Audax Palmoli, una vera e propria battaglia agonistica, ma per fortuna si è risolto a vostro favore con un bel 2-1. Sì, infatti, come hai ben detto e anticipato tu, è stata una vera e propria battaglia sia dentro che fuori dal campo. Abbiamo sofferto tanto, così come è stata tanta la sofferenza di arrivare fin qui, perché l'ansia e tutto quello che c'è stato intorno, comunque è stata una situazione molto pesante, però fondamentalmente e fortunatamente siamo riusciti a portare a casa questo risultato che ci ha permesso di rimanere in seconda, che, diciamola tutta, era il nostro obiettivo stagionale, inizio campionato, era quello di rimanere in questa categoria che abbiamo raggiunto fortunatamente nella passata stagione. Forse, presidente, con meno sofferenza per il prossimo anno. Certamente, certamente, anche perché questa sofferenza non è sopportabile per un'altra stagione. Sicuramente cercheremo di fare meglio, sicuramente cercheremo di fare di più. Adesso non ho obiettivi, adesso tireremo le fila di quest'anno e di questa stagione passata e da qui poi inizieremo la pianificazione per la prossima stagione, che sicuramente avremo voglia e auspicio di fare meglio di questa qui. Sì, presidente, come si sa, qualche ragazzo va via, qualche rinforzo dovete prenderlo, anche perché è una squadra questa, va rinforzata sicuramente. Sì, sicuramente movimenti di mercato ci saranno in ingresso e in uscita, non lo so, al momento non è prematuro parlare di questa cosa, vedremo adesso intanto ci godiamo questa permanenza in seconda categoria, poi ripeto, come ho anticipato prima, tireremo le somme e vedremo cosa fare per la stagione futura, ma qualcosa faremo sicuramente. La sorte vuole che avete incontrato il Torrebruna, che è una stracittadina, anche se diciamo c'è di mezzo Carunchio. Sì, sicuramente, giustissimo questo, perché con Torrebruna è veramente una sorta di derby, chiamiamolo così, anche se tutte le squadre, diciamo, della categoria bene o male sono tutte limitrofe, quindi si possono chiamare tutte quante derby, ma con Torrebruna in particolare è molto più sentita, ma non solo da adesso ma anche da anni addietro, quindi questa vittoria specialmente con loro ci ha regalato tanta soddisfazione, non lo nascondo. E vi ha dato anche un po' di filo da torcere, perché fino a mezz'ora del secondo tempo sono stati loro a comandare la partita. Sì, è vero, però fortunatamente ce l'abbiamo fatta, la sofferenza è stata tanta, ma noi avevamo dalla nostra parte il vantaggio di avere 2 risultati su 3, quindi in teoria anche il pareggio ci sarebbe andato bene.
però sicuramente è stata meglio la vittoria e sono contento così. Uno scaccia pensieri. Certo. Ok, allora in bocca al lupo per il prossimo anno, le basi ci sono e si può ripartire tranquillamente. Certo, sicuramente ripartiremo, ci saremo come sempre più forti di prima, per noi, per tutti i ragazzi comunque che ci tengo a ringraziare per la stagione che è appena conclusa, perché hanno fatto un grosso lavoro, un grosso sacrificio, il mister, tutti i tifosi, tutte le persone che ci seguono, ci amano tutte le domeniche, quindi per loro e per tutti noi ci saremo più forti di prima.